Giorchi del dinosauro, chi della medicina per l'anima, mi ricordo sempre i libri, ormai sapete tutto dei libri, comprateli, leggeteli, possibilmente fate una buona recensione su Amazon. Oggi facciamo una carrellata sulle piante fiorite adesso. Allora, qui c'è un po' di restrepi che cominciano a fiorire adesso, perché possono fiorire in qualsiasi periodo dell'anno, ma finiscono soprattutto in primavera. Vedete, questa è la Erigas, che ha questi fiori così, vedete, con le antenne. Questa che è sempre uguale invece no, è diversa, questa è la sanguigna. Vedete, se ci guardate bene, vedete che c'è come gli occhi, il naso, l'ubriacone, ecco. Questa invece è la pandurata, anche questa. Questa è la cuprea. Queste sono delle antennifere del Brasile, che sono con i fiori piccoli ma molto molto rifiorenti. Questa qui, anche lei che sta fiorendo adesso, sono delle Stelis. Questo è lo Stelis ciliolato. Vedete che bellissimi questi fiori? Le metto anche uno in copertina. Allora, perché le restrepie sono molto rifiorenti, ogni nuova foglia fa fino a 10 fiori uno dietro l'altro. E sono così, sono fatte con questi. Questo è il sepalo dorsale, questi sono i due petri. In cima hanno delle gocce come gli insetti, proprio come le antenne degli insetti. Questo è il sinsepalo, invece che avere due sepali, sono due sepali saldati assieme. E il labello è questo qui che si vede subito sopra il sinsepalo. Aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Che praticamente, vedete, quello è il labello che ha generalmente gli stessi colori del sinsepalo. E comunque ci sono tante varietà. Adesso queste sono le prime che fioriscono, perché in primavera poi fioriscono tutte e ce n'è un sacco di varietà. Allora, torniamo dietro qua. Questo è il Dendrobium Kinzanum, profumatissimo col sole. Hanno un gran profumo, vengono dall'Australia, sono piante da fresco. Chi sa tenere i cimbidium? Ecco, questo si tengono come cimbidium. Tantissima luce d'estate, notti fresche d'inverno. Questo è il Kinzanum Splash, vedete, con queste macchiette qua, è lo stesso di qua, ma macchietto evacuato. Vengo da zone fresche dell'Australia, dove hanno moltissima luce e notti fresche d'inverno. La Colmanara Alice, no, scusate, è l'Odontoria Alice, vedete che hanno un sacco di rametti da fiore, hanno rametti che vengono su da fiore da tutte le parti. È una delle cose del gruppo Cambia, ma che resta bassa bassa. C'è in giro ancora qualche Summei Gold. Questa è l'Epicardia R.R. Marquez Plum Trower. Questo nome è un nuovo Oncidium che è anche profumato. Anche lui molto. Vedete, fa un sacco di rami profumati. La Mytholidium Painted Delict, che lui profumato e rifiorente. Un cipio zappi per comparenza speciosa. Allora abbiamo detto le cose. Questa è l'alice, questa è fantastica, è l'alice ara alice. Alice no, alice ara remember Donald Yamada. Guardate che bella che è. E ci sono delle differenze, vedete che ci sono delle differenze di colore nel fiore. C'è qualche. Queste sono ibi dell'Oncidium, del Dendrobium aberrans. Questo è il. Lutin Blanc. Lutin Blanc, che sarebbe Aberras per polisema, e Lutin Blanc, Lutin in francese vuol dire l'elfo, perché vedete un singolo fiore ha un po' la forma dell'elfo, e questo è un ibrido tra Dendrobium Aberras e polisema, e sono molto rifiorenti, nel senso che questi qui, i rami che hanno già fiorito, continuano a fiorire, questi rami qua, questo ramo qua, poi quando fiorisce secca, però da qui vengono fuori sempre altri rami per diversi anni. Questa invece è Nora Yakanaga, sempre un libro di Dendrobium Aberras. Questo è sempre con l'Oncidium lì profumato. C'è qualche Dendrobium Pierardi che comincia a fiorire, l'ho tirato su una stamattina, guardate qua. Ma che è strano, perché questo qui è uno che ha sbagliato l'orologio biologico. Vedete? Che comincia a fare fiori, qui c'è qualche bocciolo. Perché adesso è primavera, si riempirà completamente di fiori. Poi questo è il Dendrobium che abbiamo fatto il video ieri. Il Dendrobium Oriental Smile è veramente notevole. Queste sono piante grandi, ancora più grandi. Là dietro c'è delle Brassia l'Amazon, no, Brassia la, come si chiama? Le Magnifique profumata, e anche il Dendrobium Smile qua è profumato, Oriental Smile è profumata e rifiorente. C'è quella che chiama le orchidee ragno. Quelle lì dietro sono delle
Brassola Helio Brachytrhea Yellow Beard. Mentre di queste ce ne poche, questa qui è la Bialara Catrin, è un ibrido di Brassia ed è molto molto bella. Queste invece c'è anche queste, ce ne sono pochissime, sono delle licaste, degli ibridi licaste molto belli, anche loro. Qui c'è sempre l'Epicatella de Marquess Flantrower, questo qui è un ibrido di Oncidium Lanceanum. Il Dendrobium White, questa è una durata incredibile di fiore. Andiamo di qua. Questi appunto sono il Dendrobium Oriental Smile, anche loro profumati, con notevole durata di fiori. Il Dendrobium Amethysta Glossum. Questi qui, vedete, questi sono i rametti da fiore. Fanno dei grappolini di fiori bianchi con labello blu, vengono dalle Filippine, sono piante che amano un ambiente, cioè più o meno come le Phalaenopsis, magari un po' meno caldo, perché sono temperato fresco. Questo invece è un ibrido di Odontoglossum grande, Rhodongest, vedete? È quello della bambolina, sopra la mia unghia vedete c'è la bambolina. Invece questa qui rossa, questa è la Wisteria, Burosiana Nelisa. Questa è fantastica perché ha un gran profumo, soprattutto al mattino, e ha un colore che è incredibile ed è molto molto rifiorente. Poi ci sono degli Zygopetalum, poi c'è ancora qualcos'altro, vabbè, comunque, grosso modo, quello che c'è finito, c'è tanti Pialardi e Rhodigesi che adesso andando avanti cominceranno a fiorire. Ecco, questi sono i Dendrobium Amethysto Glossum, tutti in bocciolo. Questa è la Gabi. E un'altra del gruppo appunto delle cambrie col Manara Gabi. Ecco, grosso modo le piante che c'è in bocciolo adesso sono queste qui e ce n'è finché ne volete. Ok, adesso va bene, dai, domani facciamo un altro video.